arrivano da tutto il Veneto, Treviso, Vicenza, Padova, Chioggia, sono qui a Venezia con striscioni e bandiere per dire no al nucleare, per chiedere alla giunta regionale e al consiglio di prendere una posizione chiara nei confronti di una tecnologia che ritengono inutile e pericolosa per la salute e per l'ambiente. Siamo qui per chiedere al presidente Zaia di essere coerente. Non è possibile andare a Roma e dare il via libera al decreto del governo che fissa i criteri per l'insediamento degli impianti nucleari in Italia e quindi anche nel Veneto, e poi appena trova una telecamera si presenta per rassicurare i veneti e dire che tanto nel Veneto non si farà mai. Non sarà una dichiarazione di fronte alle telecamere che può fermare il nucleare. In Veneto le nuove centrali, quelle cosiddette di terza generazione, potrebbero sorgere a Chioggia o a Cavarzere, ma il comitato è contrario al nucleare tout court, qualunque sito venga scelto in Italia. Perché è troppo impattante, perché è meglio investire sulle rinnovabili. Perché è sporco, non ci piace. Perché bisogna difendere la natura e gli uomini, per tutelare la salute. Perché dopo Chernobyl e dopo Fukushima i rischi per la salute per i cittadini sono sempre troppo alti. Perché non è, perché è pericoloso e non è economico. Perché finché un processo non si sa come fermarlo, è meglio non farlo partire. Perché avevamo già detto di no 25 anni fa. Perché lo faccio per i miei figli? Perché è la sciagura più grande che toglie la serenità, toglie la speranza di un futuro. Speriamo di vincere il referendum, la gente deve capire, votare sì per dire no. Sono già 140.000 le firme contro il nucleare raccolte dal comitato e in vista del 12 giugno, data fissata dal governo per il referendum, gli attivisti lanciano un appello. Nell'87 abbiamo votato no. E come avevamo come alternativa al nucleare il gas. Oggi abbiamo come alternativa al nucleare le fonti rinnovabili, il sole, il vento. Questo è quello che ci può consentire di avere delle energie pulite.